Ogni lunedì la mensa dell'ospedale di Bolzano si tingerà di verde grazie ad un menù privo di prodotti di origine animale. L'iniziativa è stata promossa dal Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica di Bolzano in collaborazione con gli uffici amministrativi del comprensorio sanitario. Le ricette, create appositamente dai cuochi della cucina ospedaliera, non saranno solo rispettose dell'ambiente, ma anche sane e gustose. Lo scopo è quello di incoraggiare le collaboratrici e i collaboratori del comprensorio sanitario di Bolzano a consumare piatti simili anche in occasioni differenti, magari proponendoli ai propri familiari. E arriva il primo miele vero al mondo senza l'uso delle api. La startup Meli Bio utilizza un processo tecnologico che sostituisce le api per produrre un miele identico a quello reale, ma senza danneggiare le api e l'ambiente. Fondata nel 2020, la startup ha raccolto 1,5 milioni di dollari da investitori negli Stati Uniti, America, Asia e Australia. La sua missione è quella di portare sul mercato miele delizioso, nutriente e vero, prodotto senza api. Se muoiono le api, muore anche il pianeta. Stiamo plasmando il nostro presente e il nostro futuro in un modo migliore per le api e per gli esseri umani. Questo quanto dichiarato da Darko Mandic, cofondatore di Meli Bio. Starbucks, il colosso americano della caffetteria, si prepara ad approdare in Cina con il suo concept green, che punta tutto sulla sostenibilità, con un menù per metà vegan e con l'obiettivo di produrre meno rifiuti. Dalla loro inaugurazione, i negozi Starbucks Greener in Nord America hanno ridotto il consumo energetico del 30% rispetto agli altri negozi dell'azienda. Anche il consumo di acqua si è ridotto del 30%, risparmiando in totale più di 6 miliardi di litri d'acqua all'anno. Starbucks conta oggi più di 2.300 negozi Greener tra Stati Uniti, Canada e ora anche Shanghai, e punta a 10.000 negozi green entro il 2025. E arrivano anche le uova e i gamberetti vegetali prodotti da Nestlé, che amplia la propria offerta di alternative vegetali ai prodotti animali, confermando l'interesse verso questo settore. Dopo aver iniziato a lavorare per lanciare sul mercato prodotti a base di carne coltivata in laboratorio, la multinazionale svizzera punta di nuovo sulle alternative vegetali, che frutteranno all'azienda circa 1,1 miliardi di dollari all'anno. Un segno evidente del cambiamento in atto nelle dinamiche del mercato alimentare, a cui anche grandi e grandissime aziende rispondono con alimenti plant-based. È tutto con le nostre notizie, torniamo la prossima settimana. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito.